Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì, sì, sì. Ok. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il cinema visto da Vision Air e in particolare con la classifica dei film più visti lo scorso weekend. Iniziamo subito segnalando una nuova flessione del 21,74% rispetto agli incassi di un anno fa durante la stessa settimana, anche se comunque rispetto alla settimana scorsa il botteghino segna un aumento del 5%. Ma guardiamo nel dettaglio come si sono distribuiti gli incassi. Iniziamo dalla decima e ultima posizione, dove troviamo John Wick. Il killer interpretato da Keanu Reeves incassa 400.307 euro, ma perde 3 posizioni. Nono posto e 513.354 euro per The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch e Keira Knightley, che dopo 5 settimane di programmazione tiene duro ma scende di 3 gradini. Salendo all'ottavo posto troviamo la prima sorpresa della settimana, l'ex numero 1 Exodus dei Re. Precipita di ben 7 posizioni strappando biglietti per 609.465 euro. Sono invece 649.108 gli euro che trascinano American Sniper dalla quarta alla settima posizione. Sul sesto gradino ci aspetta l'italiano Il nome del figlio, remake diretto da Francesca Archibugi di un famoso film francese che incassa 778.575 euro. Quinto posto per un altro film italiano, la commedia Sei mai stata sulla luna, che perde la medaglia d'argento ma incassa altri 782.377 euro. In discesa anche La teoria del tutto, che questa settimana occupa la quarta posizione grazie ad un incasso di 857.583 euro. Ma ora è arrivato il momento di scoprire quali sono stati i film più visti della settimana appena passata. Avete notato che fino ad ora non c'erano novità? Beh, è perché si sono concentrate tutte ai piani alti della classifica. Al terzo posto con 1.096.354 euro infatti troviamo Unbroken, il film diretto da Angelina Jolie. La nostra amica Donatella sulla pagina Google Plus di Vision Air ha scritto: sono entrata in sala pensando fosse un film noioso e che sarebbero state 2 ore lunghissime. Invece no, non è per niente noioso, ti cattura subito e non ti lascia fino alla fine, tanto che mi sono trovata a pensare, ma come? Non starà mica già finendo. Donatella conclude facendo i complimenti ad Angelina Jolie. Amici, ricordatevi che aspetto i vostri commenti sui film che avete visto al cinema, su Facebook, su Google Plus, su YouTube e su Twitter, mi raccomando. Torniamo alla nostra top 10 e scopriamo chi c'è al secondo posto. Maccio Capatonda con Italiano Medio, che incassa 1.971.819 euro. Ma il re della settimana è Notte al Museo 3, Il segreto del faraone. Il film con Ben Stiller e con l'ultima interpretazione di Robin Williams porta a casa un incasso di 2.070.454 euro. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma vi aspetto tutti i giorni con le notizie e le curiosità dal grande schermo sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!